Vediamo il sito web della biblioteca di Ateneo. A partire dal sito dell'università, quindi www.unimib.it, accediamo al sito della biblioteca selezionando dalla colonna di sinistra Biblioteca di Ateneo. Nella colonna centrale troviamo le news per restare aggiornati sulle novità della biblioteca. Sotto c'è la sezione Accesso rapido, che dà accesso alle risorse più usate della biblioteca. Vediamo le più importanti. BiblioLearning è la piattaforma e-learning della biblioteca. Qui trovi diversi tutorial utili per imparare a usare al meglio le risorse della biblioteca e i forum per interagire a distanza con i bibliotecari. A seguire vedremo una parte proprio dedicata a BiblioLearning. Catalogo online OPAC è il catalogo delle risorse cartacee della biblioteca. Soprattutto qui trovi libri e riviste. Riviste e libri elettronici serve per cercare nelle riviste elettroniche o i journal e nei libri elettronici o ebook. Nella colonna di destra del sito web troviamo tutte le informazioni sulle tre sedi della biblioteca. Qui ci sono anche le mappe online, utili per orientarsi tra gli scaffali della biblioteca. Apro ad esempio la voce collocazione del materiale della sede di medicina. Leggiamo che a piano terra si trovano i libri con collocazione da 000 a 614. Per il dettaglio basta aprire la mappa, mappa piano terra. La richiudo. Nella colonna di sinistra del sito web segnalo in particolare la voce Servizi agli utenti. Qui si trovano tutte le informazioni sui nostri servizi, dai più comuni, come possono essere la consultazione o il prestito di libri, a quelli più avanzati, come il document delivery o fornitura di documenti e l'information literacy o formazione degli utenti.